L'ultimo saluto a Linda Catalano, la 24enne vittima dell'incidente dello scorso sabato sulla Potenza Melfi. Grande partecipazione stamane al funerale celebrato nella chiesa di Don Bosco del capoluogo di regione. 25 aprile, cerimonia in tutta la Basilicata. Il tema della guerra in Ucraina riecheggia in tutte le manifestazioni e non è mancata la polemica politica. Il senatore Lucano Petrocelli è espulso dal Movimento 5 Stelle dopo un post sui social che ripropone la sua vicinanza a posizioni filorusse. Vaccini anti-Covid, multe per gli over 50 non vaccinati, scattano le lettere ma è caos. Sanzioni spesso ingiustificate, denuncia la WILP, colpite persone che hanno avuto il Covid o che hanno fatto 3 dosi ma con qualche giorno di ritardo. La ripartenza della Basilicata attraverso il protagonismo della società lucana, Potenza, la consulta regionale delle aggregazioni laicali, costituiti 17 tavoli di ascolto e confronto sui temi sociali della nostra regione. Lo sport con il calcio di Serie C, il Potenza con la salvezza già in tasca pareggia contro il Campobasso, buon pari per il Picerno contro il Taranto e per i Melandrini si apre la corsa verso i play-off. Buon anniversario della Liberazione e bentrovati all'appuntamento con informazione sulla Nuova TV. In primo piano in questa prima edizione del nostro telegiornale ci sono i funerali di Linda Catalano, la 24enne vittima del tragico incidente sulla Potenza Melfi. All'alba di sabato scorso, gremita la chiesa di San Giovanni Bosco a Potenza, la parrocchia dove la giovane era cresciuta e svolgeva diverse attività. Sentiamo Fabrizio Di Vito. Può spiegare quanto stiamo vivendo. Nessuna parola può dare senso, forse spiegazione a ciò che si è abbattuto nelle nostre vite in questi giorni. Proviamo a non crederci. Forse proviamo anche a illuderci che tutto questo non sapevo. Siamo tutto sonno, che qualcuno ci venga a sbagliare, ci venga a che non è così, eppure purtroppo ci siamo scontrati con una realtà. Sicuramente non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima, la realtà misteriosa, incomprensibile, quella inevitabilmente reale della vita, che è la morte. L'incredulità, la commozione di Don Donato Bosco era la stessa delle centinaia di persone che si sono ritrovate per l'ultimo saluto a Linda Catalano, la 24enne vittima del tragico incidente stradale che si è verificato all'alba di sabato scorso lungo la Potenza Melfi, quando la giovane viaggiava con il fidanzato a bordo di una Mercedes che era finita violentemente contro il guardrail. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Giovanni Bosco a Potenza, la seconda casa di Linda, la parrocchia dove era cresciuta e dove come animatrice giovane impegnata in diverse attività, trasmetteva alle nuove generazioni l'importanza della comunità, dello stare insieme e dell'amore cristiano. E tutti insieme hanno voluto salutarla per l'ultima volta con il ricordo più toccante affidato alle amiche di sempre. Ciao Linda, quella brava a scrivere con quindi tutto quello che segue è un grosso impianto di stati dietro. In questi 3 giorni avevo pensato a tutto quello che avessi detto, in ogni piccola situazione, presentata. E per la maggior parte delle volte per questo. Pensavo a quello che avessi detto e al modo in cui l'avessi detto. Perché la verità è che tu sei qui e non sei da nessun'altra parte. Sei qui come ci sei sempre stata, per la tua famiglia, per il cane, per noi amiche, per noi amici, per la comunità in cui risultare orgoglioso e che sicuramente è orgogliosa di te, per l'oratorio, per i tuoi ragazzi. Voltiamo pagina con le celebrazioni del 25 aprile quest'anno, particolarmente sentite in segno di vicinanza alla popolazione ucraina, la resistenza italiana e la liberazione dal nazifascismo e soprattutto il valore della libertà riecheggiano nella cronaca della guerra intrapresa dalla Russia, entrata nel terzo mese di conflitto. Celebrazioni in tutta la Basilicata per il 77esimo anniversario della festa. A Potenza la cerimonia, come di consueto, si è tenuta al monumento ai caduti nel parco di Monte Reale, con la
la deposizione di una corona di alloro. Ad impreziosire quest'anno le celebrazioni, una esibizione degli allievi del Conservatorio Statale di Musica Carlo Gesualdo da Venosa, che hanno eseguito il canto degli italiani e la canzone del Piave, presenti il sindaco, i rappresentanti della provincia, della regione e il prefetto Campanaro. Sempre a Potenza, in piazza Mario Pagano, presidio contro tutte le guerre organizzato dal Comitato per la Pace. Celebrazioni analoghe anche a Matera, la presenza delle autorità politiche del prefetto Copponi. E quella di quest'anno è stata una festa della liberazione, non senza polemica politica legata al conflitto al confine con l'Est Europa, l'ennesima provocazione del forte legame alle posizioni filorusse. Il senatore lucano Vito Petrocelli continua a far discutere nonostante le raccomandazioni recapitategli dal suo partito. L'ultima gaffa il senatore materano l'ha manifestata alla vigilia proprio del 25 aprile, marcando di moius con la lettera Z in un messaggio su Twitter. Buona festa della liberazione, ha scritto, mettendo in evidenza la lettera simbolo utilizzata dall'esercito russo sui carri armati. Questa volta lo stesso Giuseppe Conte ha isolato il portavoce pentastellato, ribadendo che Vito Petrocelli è fuori dal Movimento 5 Stelle, aggiungendo poi che la procedura di espulsione è vicina al completamento e c'è chi ne chiede le dimissioni dalla guida della Commissione Esteri della Camera. Cambiamo argomento, multe per gli over 50, non vaccinati scattano le lettere, ma è caos, sanzioni spesso ingiustificate, denuncia il sindacato dei pensionati della UIL di Basilicata. In alcuni casi colpite persone che hanno avuto il Covid o hanno fatto 3 dosi di vaccino ma con qualche giorno di ritardo. L'appello del sindacato alla regione, si chieda una verifica al ministero. Donato Carbonella. Scattano le sanzioni per gli over 50 non vaccinati al Covid-19. In questi giorni sono partite le lettere recapitate dall'Agenzia delle Entrate e indirizzate alla fascia degli ultra cinquantenni Novax, ai quali il governo ha imposto nei mesi scorsi l'obbligo vaccinale. Ma non mancano le sviste, come denunciato dalla UIL Pensionati di Basilicata a seguito delle segnalazioni pervenute agli uffici della segreteria regionale. Tra queste c'è chi ha ricevuto la multa di 100 euro nonostante 3 dosi di vaccino, chi ha ritardato la somministrazione del booster di qualche settimana per colpa del sistema di prenotazioni e infine c'è anche chi non ha fatto il vaccino perché intanto ha contratto il Covid. La regione, in particolare Bardi e Fanelli, facciano subito qualcosa per chiarire con Agenzia delle Entrate e Ministero della Salute il criterio alla base delle sanzioni, sollecita il segretario regionale del Sindacato dei Pensionati della UIL, Carmine Vaccaro. Il ricorso va presentato entro 10 giorni dall'avviso ricevuto. L'interessato dovrà inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui riferire di aver mandato le proprie giustificazioni all'azienda sanitaria per non essersi vaccinato. L'ASL comunicherà alle entrate se la sanzione va irrogata oppure no. Se l'azienda sanitaria considera ingiustificabili le ragioni della mancata vaccinazione, l'iter andrà avanti con la notifica via PEC o raccomandata dell'avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo. Il destinatario avrà comunque 60 giorni per pagare oppure 30 per presentare ricorso davanti al giudice di pace. E intanto sul fronte della diffusione della pandemia non si arresta la scia dei decessi in Basilicata. In attesa del bollettino di oggi, che sarà diramato nel pomeriggio, a preoccupare continua ad essere il numero delle ospedalizzazioni, cresciute di 6 unità, come segnalato nel report di ieri della task force regionale. Le persone ricoverate sono infatti 89, 62 al San Carlo e 27 al Madonna delle Grazie, 3 le persone in terapia intensiva. Nelle ultime ore ancora 2 decessi, un 85 di Savoia di Lucania e un 82enne di Episcopia, entrambi deceduti all'ospedale San Carlo di Potenza. Sempre nel report di ieri il tasso di positività riscontrato si attesta al 21% con 593 nuovi casi accertati su 2706 tamponi analizzati. Nella prossima edizione del nostro TG vi aggiorneremo sui dati di oggi. E la ripartenza proprio dopo il Covid della Basilicata attraverso il protagonismo della società lucana. Si è riunita al Parco del Seminario Maggiore a Potenza la consulta regionale delle aggregazioni laicali, costituiti 17 tavoli di ascolto e confronto sui temi sociali, economici e culturali della nostra regione. Michelangelo Russo. Dai momenti più bui come quello che l'umanità sta vivendo, ripartire con un progetto che muove dal basso, attraverso un moto che punta all'ascolto delle istanze,
di tutte le categorie sociali per gettare i semi dello sviluppo della Basilicata. È la mission alla base del cammino messo in piedi dalla Consulta delle aggregazioni laicali promossa dalla CRAL, partito sabato a Potenza in occasione dell'Assemblea Generale al seminario in Viale Marconi. Nel corso dell'incontro costituiti 17 tavoli di confronto sui temi e i problemi della Basilicata, per arrivare alla fine del percorso sinodale voluto da Papa Francesco alla redazione di una piattaforma programmatica. L'esperienza dei tavoli di ascolto e confronto sui temi sociali, culturali ed economici della nostra Basilicata è un'esperienza, diciamo così, di sinodalità ecclesiale che la regionale delle aggregazioni laicali di Basilicata ha inteso promuovere nel nostro territorio. Ecco, con il vivo desiderio di poter raccontare che l'unità tra le associazioni e i movimenti che prendono parte alla consulta, ecco, non consente alla sfiducia di trovare brecce e non permette, ecco così, alle diottrie della miopia sociale, ecco, di avanzare. Ecco, noi siamo profondamente convinti che questa sia un'occasione di speranza per il nostro territorio, proprio a motivo delle tante persone che oggi si sono dette intercettate e interpellate da questo nostro appello. In 40 hanno condiviso il messaggio di appello ad una sostanziale incidente rinascita culturale. Abbiamo a cuore, attraverso un po' l'esortazione di Papa Francesco, che chiede di prendersi cura della casa comune. Prendersi cura della casa comune significa in qualche maniera radunarsi, convocarsi e cercare quelle ragioni, appunto, che elevino la speranza, che ci esortino e ci incoraggi a cercare in noi stessi le motivazioni per rilanciare la nostra regione. Attraverso intanto un tempo di ascolto, un tempo in cui siamo solleticati e protagonisti nel dare le ragioni del perché crediamo in questi temi. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, fra poco. La TV sta cambiando? La nuova TV migliora. Risintonizza il tuo televisore o il decoder e ci trovi in HD al canale 82. Visibile in alta definizione in tutta la Basilicata ed in Puglia. La nuova TV è visibile in tutta la Basilicata ed in Puglia al canale 82. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806. Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capitalfair.it. Pulita come l'aria della Basilicata. Ecologica per rispettare la terra che ci ospita. Rinnovabile perché il vento soffia sempre sull'energia del futuro. Ares, energia, ambiente, sostenibilità. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro telegiornale 10 storie di coraggio di chi si trova ad entrare nel tunnel della malattia e sa di dover fare un viaggio imprevisto. C'è tutto questo nell'Albero della Vita, il libro scritto dalla giornalista Margherita Sarli, il servizio di Celestino Benedetto. Le storie di 10 persone che hanno affrontato percorsi di cura importanti e che ce l'hanno fatta. 10 storie di straordinario coraggio di chi si trova d'improvviso ad entrare nel tunnel della malattia, acquistando giorno dopo giorno la consapevolezza di dover fare un viaggio imprevisto. C'è tutto questo nell'Albero della Vita, il libro della giornalista lucana Margherita Sarli, presentato nei giorni scorsi a Potenza.
10 eroi accompagnati da altri eroi dell'ordinario, come medici e infermieri, perché al centro del racconto, breve ed essenziale, non è la malattia, ma la persona con la malattia. Un viaggio in esistenze di cui si parla troppo poco, che nasce con una precisa finalità. Nasce in maniera spontanea e a me dall'osservazione diretta di alcune storie, di alcune esperienze nel reparto di ematologia di Potenza, accanto ai pazienti affetti da patologie oncoematologiche, e da questa esperienza che è stata provante e particolarmente intensa nasce l'idea di questo libro e del racconto di 10 storie di 10 pazienti che hanno superato per fortuna e con coraggio la patologia. E nasce come luogo di incontro, di condivisione di storie, di racconti, di emozioni, di persone, di dignità e di identità delle persone che sono centrali all'interno del mio libro, perché ho voluto raccontare la persona con la malattia e non la malattia. E nasce anche per offrire uno sguardo diverso sulla malattia, perché ci si possa rivolgere a chi soffre in maniera nuova e diversa. L'introduzione al testo, edito da Telemaco Edizioni, è affidata al dottor Michele Ciminiello, dell'unità di ematologia del San Carlo. La postfazione è del giornalista Oreste Lopomo. Il ricavato del libro sarà interamente devoluto in beneficenza all'AIL. Adesso c'è la nostra pagina sportiva con il calcio di Serie C. Si chiude con un pari la stagione del Potenza, pareggio a Campobasso con il gol del solito Cuppone e tanti esordi in casa. Rossoblu, Luigi Santopietro. Una partita che conta solo per le statistiche. Campobasso e Potenza si affrontano nell'ultima giornata di campionato con l'obiettivo salvezza già raggiunto. Ma se i Leoni hanno qualcosa da farsi perdonare, i molisani vogliono festeggiare con una vittoria il commiato dal campionato e dai propri tifosi. Arleo schiera il tridente pesante con Salvemini, Romero e Cuppone, ma soprattutto fa esordire dal primo minuto il giovane Buchicchio. La buona pressione del Potenza produce il primo cambio di risultato. Costa Ferrera recupera palla e va al tiro di sinistro. Zamarion non trattiene, Cuppone è un falco e mette a segno il suo 8° gol stagionale. Campobasso accenna una protesta per questo contatto tra Matino e Rossetti in area, ma per l'arbitro si può continuare. Al 27esimo il Campobasso aumenta i giri del motore, imbucata di Liguori per Di Francesco, tutto solo. Marcone con le dita alza la sfera sopra la traversa, che occasione! L'11 di Cudini gioca molto in verticale, libera Liguori sulla destra, penetrazione in area e tiro cross che Nacci non può controllare. Al 35esimo Buchicchio di personalità recupera palla sulla tre quarti per Romero. Scavetto a cercare Cuppone. La girata di testa è molto fantasiosa. Non va. Il pericolo numero uno del Potenza è sempre Liguori. L'attaccante scappa a Carnielutti. Nuovo contatto dubbio in area, ma il pallone si sposta e per il direttore di gara non c'è nulla da sanzionare. Il Campobasso ci prova ancora con Liguori che cerca un altro calcio di rigore. Stavolta l'arbitro lo ammonisce per simulazione. Con le immagini si passa alla ripresa, sempre col Campobasso a fare la partita. Stavolta i padroni di casa giocano in ampiezza con Bolzius che si accentra e serve Rossetti. Scarico al centro, Marcone miracoloso sull'olandese, ma nulla può sulla sforbiciata sporca dell'attaccante che trova il gol dell'1-1. Il Campobasso ci prova ancora e trova il gol congiunta, ma la terna ferma tutto per la posizione irregolare di partenza dell'attaccante che dopo un'inutile esultanza becca anche il giallo per essersi tolto la maglietta. Al 95esimo la punizione di Zenuni direttamente tra le braccia del portiere mette fine alla partita. Il Potenza si gode anche gli esordi assoluti tra i professionisti di Volturno, Carbone e Genzano. Stagione in archivio, ora le attenzioni si spostano tutte sugli sviluppi societari che decideranno il futuro dei rossoblù. Restiamo alla Serie C, il Picerno chiude la stagione regolare con un pareggio contro il Taranto, i melandrini si piazzano al 10° posto della classifica e domenica prossima
affronteranno la prima gara dei play-off nella trasferta di Monopoli. Donato Valvano. Con il biglietto per i play-off già in tasca, ma con la speranza di poter migliorare il proprio piazzamento in classifica, il Picerno affronta il Taranto nell'ultima gara della stagione regolare con gli ionici orfani del direttore sportivo Ciccio Montervino, licenziato poche ore prima dell'inizio del match. Parte meglio il Picerno. Al 17° Dettori dalla bandierina pennella una palla in area, Ferrani in corna ma non c'entra il bersaglio. Passano solamente 2 minuti ed il Taranto colpisce. La Briola innesca un contropiede con i padroni di casa sbilanciati per poi servire una palla d'oro per Giovinco che non perdona, infilando Viscovo sotto la traversa per il gol dello 0-1. Il Picerno è colpito ma non affondato. 21° Senesi recupera un pallone sulla tre quarti offensiva e poi prova a sorprendere l'Oliva con un destro che però si perde sul fondo. Alla mezz'ora si rivede il Taranto con un bello spunto di Falcone che rientra sul destro e spara, ma Viscovo ci mette i guantoni e devia in calcio d'angolo. Minuto 33, Reginaldo cerca lo sfondamento per Senesi che mette in mezzo. Turi si incarta su se stesso regalando una chance a De Cristofaro che non si lascia pregare. Palla nel sacco e partita di nuovo in parità. Nella ripresa il Picerno prova a vincere. Al 58° Reginaldo su calcio piazzato disegna un arcobaleno che va a morire nel set alle spalle di L'Oliva che nulla può. Melandrini in vantaggio con il gol numero 8 in stagione dell'attaccante italo-brasiliano. A questo punto la tensione cala e ne fa le spese Finizio che appoggia corto verso De Franco. Per sua sfortuna Sant'Arpia ci arriva prima dell'ex Matera ed una volta arrivato a tu per tu con Viscovo non gli lascia scampo. Palla sotto la traversa e punteggio che ora dice 2-2. Finisce così con i meritatissimi applausi dei tifosi ai giocatori dopo una stagione incredibile che non è ancora finita. Domenica prossima i rossoblù di Colucci proveranno la scalata alla Serie B partendo dal Veneziani di Monopoli per il primo turno dei play-off. E per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona festa della Liberazione. Arrivederci.